Tutte le news sull'Alessandria Calcio. Lunedì alle ore 13 su 7 Gold. Grigi nel cuore. I lavoratori dell'Ansaldo hanno oggi occupato l'aeroporto di Genova bloccando praticamente i voli, hanno creato un blocco agli imbarchi. Naturalmente il governatore della Liguria Toti e il sindaco di Genova Bucci hanno definito questa un'azione che danneggia gravemente altri lavoratori e anche tutti i cittadini di Genova. L'hanno definito come una specie di atto di teppismo. Ancora sindaci pronti a promuovere mobilitazioni contro l'idea della Sogin di installare il deposito unico nazionale di scorie nucleari nell'Alessandrino. Minacciano azioni eclatanti. E spreco alimentare in tutta Italia, le famiglie buttano molto cibo ogni anno, si parla di circa 9 miliardi di euro. E da sabato, da dopodomani, il teatro di Ovada sarà intitolato a Dino Cocco, è un passaggio importante per ricordare uno dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo locale. Bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Allora, parlavamo in apertura del blocco che c'è stato oggi all'aeroporto di Genova da parte dei lavoratori dell'Ansaldo che, dopo aver protestato per parecchio tempo per le strade di Genova, hanno deciso di spingersi fino all'aeroporto e praticamente hanno bloccato l'ingresso degli imbarchi paralizzando l'attività dell'aeroporto. Avevano appeso uno striscione con "non vi faremo chiudere Ansaldo Energia". Ci sono stati momenti di tensione anche con la polizia all'esterno dello scalo, poi però è tornata la calma. Il governatore della Liguria Giovanni Toti e anche il sindaco di Genova Marco Bucci sono intervenuti sul fatto, hanno detto: nessuna avvertenza sindacale, legittimazione di terrorismo che danneggiano altri lavoratori, tutti i cittadini di Genova. I propri diritti non si difendono calpestando i diritti di altri. Questo indebolisce ogni giusta rivendicazione contrapponendo lavoratori a lavoratori. Spiace che, nonostante il totale appoggio comunicato da Regione e Comune alle delegazioni sindacali, le rassicurazioni fornite per quanto possibile, sia stata scelta la strada delle occupazioni illegali, dell'interruzione dei servizi pubblici e dell'arbitrio. Questo naturalmente è un punto su cui non sono assolutamente d'accordo i sindacati, che non parlano di azioni terroristiche ma di rivendicazione molto giusta dei lavoratori. E adesso invece parliamo di un'altra possibile, probabile azione clamorosa che vogliono mettere in atto i sindaci dell'Alessandrino e sei sindaci che sono coinvolti nella vicenda del potenziale deposito di scorie nucleari nazionale che potrebbe essere costruito e che dovrebbe poter essere costruito in una di queste sei zone comunque della provincia di Alessandria, e dopo le rassicurazioni precedenti. Noi abbiamo sentito quali sono le opinioni di alcuni dei sindaci, tra questi abbiamo contattato Gianluca Colletti, sindaco di Castelletto Monferrato, che ha detto: potremmo anche invadere la città con molti più trattori di Carmagnola per chiedere la revoca di questa nomina. Vediamo il servizio. Abbiamo qui al telefono, con video collegato con noi, il sindaco di Castelletto Monferrato, Gianluca Colletti, al quale chiediamo: è una sorpresa questa, un colpo di scena che non ci si aspettava, che tutti i siti che sembrava fossero stati poi alla fine esclusi, invece sono stati reinclusi nel piano nazionale? Non ci spieghiamo realmente come si possa fare una comunicazione di questo genere tipo, dove di fatto non ci si dà nessuna spiegazione. Ovviamente ieri i sindaci, perlomeno inizialmente i sindaci interessati dall'eventuale insediamento del deposito nucleare, ci siamo sentiti e adesso a breve, per forza di cose, ci incontreremo, perché questo è evidente. Avremo molte cose da chiedere a Sogin, gliene abbiamo chieste tante in questi anni, ma non abbiamo mai avuto risposte, anche alle nostre richieste esplicite
di incontri diretti, ecco, non abbiamo mai avuto modo di avere a che fare con queste persone se non che in videoconferenza. Senta, però qui ci sono sei siti, quindi c'è quello di Sezzadio, ci sono quelli di Frugarolo, Bosco Marengo, Novi Ligure, Castelletto Monferrato, voglio dire, ma comunque è una cosa che riguarda anche tutta la provincia di Alessandria, perché un deposito nucleare non può essere una cosa solo molto localizzata, più o meno riguarda tutti. Fino ad oggi sia le istituzioni locali ma anche quella regionale ci è stata vicina anche in questa battaglia, ma anche i vari comitati che si sono formati proprio sui territori, nel senso c'è una movimentazione popolare non indifferente. È chiaro che ogni sindaco ha una sua, diciamo così, ideologia politica, però abbiamo la fortuna, ecco, io dico così perché con i colleghi sindaci per i quali ci stiamo impegnando su questa lotta, ecco, non c'è mai stato nessun riferimento a nessun partito politico, anzi, proprio la diversità che magari c'è tra noi, che non è una diversità di territorio, ma può essere una diversità politica, ci ha dato una mano a coinvolgere tutti i deputati di tutte le aree politiche, ecco, e questo è importante. Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro a deputati e senatori del territorio, i quali si sono resi disponibili. Io credo che in questo momento manchi veramente chiarezza. Noi abbiamo, come dicevo prima, dei dati oggettivi sulle quali però non abbiamo mai avuto una risposta con un significato che ci potesse dire avevamo ragione o avevamo torto. Adesso voi sindaci, che cosa farete? Ma sicuramente ci incontreremo a breve termine, ecco, perché è evidente che dobbiamo discutere su questa situazione che ha avuto comunque un'evoluzione che doveva esserci a marzo ed è stata procrastinata ad oggi senza una tempistica certa. Grazie sindaco, allora aspettiamo notizie, se ci saranno Grazie a voi. manifestazioni, cortei, naturalmente. Aspettiamo la vostra iniziativa. Grazie, Ma buon a noi lavoro. dispiace Sì. perché a noi dispiace, e chiudo perché siamo partiti veramente in maniera molto seria, assolutamente, però senza voler fare nessun tipo di manifestazione, ecco, eclatante. Oggi purtroppo invece probabilmente ci è stato dimostrato che il ragionamento arriva fino a un certo punto, quindi se dovevamo portare 100 trattori come hanno fatto a Carmagnola nella nostra provincia, ne porteremo 200, ne porteremo 300. Probabilmente in Italia funziona così, questo lo dico a mio grande dispiacere. E parliamo adesso invece di una serie di incontri che prende il via ad Alessandria. Il sindaco Giorgio Bonante incontrerà cittadini nei sobborghi e nei quartieri insieme alla giunta comunale, tutta la giunta, per illustrare gli interventi principali previsti nel corso dell'anno, ascoltare quindi anche i bisogni delle comunità residenti, approfondire e condividere temi e problematiche che richiedono un'attenzione particolare che potranno emergere durante le assemblee. Primo incontro è previsto il 20 ottobre a Cantalupo. E poi ci saranno altri incontri nei quartieri della città, ovvero Borgo Cittadella, Cabanette, Centro, Cristo, Zona Europa, eccetera, eccetera. Una notizia di cronaca: ubriaco infastidisce i clienti. Alla richiesta dei carabinieri di seguirlo in caserma perché stava dando fastidio ai clienti del retail park di Alessandria, in evidente stato di ubriachezza, l'uomo ha colpito violentemente i militari. L'arresto per resistenza pubblica ufficiale si è reso quindi necessario. L'uomo nello zaino aveva anche alcuni strumenti atti allo scasso e un defibrillatore di proprietà del retail park. A finire in manette è stato Stefano Gambardella. La Procura di Alessandria ha chiuso le indagini sulla morte di Aldo Di Virgilio, sostenendo che sia trattato di omicidio stradale. L'accusa è formulata nei confronti di Gianluca Cirillo, 37 anni, che secondo gli accertamenti della Procura guidava in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica data dall'assunzione di cocaina quando si è scontrato con l'auto di Di Virgilio che procedeva a bassa velocità in senso opposto. Sentiamo da Cristiana Zanetto. Gianluca Cirillo, 37 anni, accusato dell'omicidio stradale di Aldo Di Virgilio, avvenuto nella serata del 19 aprile scorso ad Alessandria, nei pressi della cittadella. Dopo 6 mesi di indagine, la Procura di Alessandria sostiene che Cirillo si sia messo alla guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cocaina e si sia poi scontrato con l'auto di Di Virgilio che in quel momento stava tornando a casa. A confermare lo stato di alterazione di Cirillo, le perizie dei tecnici di Pavia, chiamati
chiamati dalla procura e che avrebbero riscontrato nell'uomo alcol e cocaina. Il Cirillo ha sempre smentito di aver assunto droga quel giorno e l'avvocato che lo difende, Alexia Cellerino, chiederà un'altra perizia. Nel pomeriggio di oggi, intanto, la famiglia di Virgilio, insieme con l'avvocato Silvio Bollolli, si recherà in tribunale per visionare un video agli atti in cui si vedrebbe l'auto di Gianluca Cirillo che, poco prima di scontrarsi con quella di Virgilio, esegue un sorpasso in curva ad alta velocità. Se le immagini confermassero quello che al momento si ipotizza, potrebbe essere portata avanti dalla famiglia un'accusa di omicidio doloso e non colposo, come la difesa potrebbe sostenere. Ossia, se ti metti al volante in stato di ebbrezza e poi fai anche manovre pericolose e che violano il codice della strada, sai che stai facendo un qualche cosa che potrebbe avere conseguenze letali. Il 19 aprile la BMW guidata da Gianluca Cirillo si era scontrata dopo la curva a forte velocità contro l'auto di Virgilio che arrivava in senso contrario. Il contachilometri dell'auto di Aldo Di Virgilio nello scontro si era fermato a 60 km orari. Adesso invece parliamo di spreco alimentare. Si dice che in Italia le famiglie buttino via circa 9 miliardi di cibo all'anno. Vediamo nel servizio di Beatrice Augustano. Quante volte capita di riempire il carrello della spesa e consumare solo metà dei prodotti acquistati, spesso quelli secchi con date di scadenza di oltre 6 mesi come pasta, riso e cracker, e invece quelli freschi come pane, latte e formaggio dimenticati nell'ultimo ripieno del frigo che non si possono nemmeno più congelare per salvare il salvabile. Oppure comprare un prodotto con scadenza di una settimana ma appena si arriva a casa è già diventato marcio e immangiabile, come il pesce già congelato dai rivenditori. In Italia ogni anno vengono sprecati 9 miliardi di cibo, equivalenti a 7 grammi a settimana per famiglia, e tutto questo solo di alimenti. Ma se a loro sommiamo anche altri prodotti gettati nel cestino, il dato è molto più alto, come l'energia, dove si stima uno spreco di quasi 7 miliardi, 6 volte in più rispetto a 2 anni fa, e l'acqua, circa 750 miliardi di litri utilizzati per cose futili. Secondo l'analisi dell'osservatorio Westwatcher, promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il monitoraggio Ipsos, il bel paese si piazza come uno dei primi nella classifica dello spreco alimentare, insieme a Germania e Regno Unito, che arrivano a quasi 9 etti di cibo buttati nella spazzatura. I peggiori però sono gli Stati Uniti, con 1 kg e 338 grammi a settimana. A finire costantemente nell'immondizia sono la frutta, l'insalata, il pane fresco, le patate, l'aglio, le cipolle e le verdure, soprattutto in estate, quando le alte temperature non permettono la tradizionale conservazione settimanale nel frigo. Però non è solo colpa del clima e della bella stagione. La causa di questo enorme spreco sono proprio i cittadini, soprattutto quelli più accaniti dalle grandi offerte sui prodotti, che molto spesso non vengono nemmeno consumati, come nel caso del terzo acquisto gratis, il più sacrificato del carrello. Ma anche al ristorante, dove le family bag continuano a non essere utilizzate, lasciando nel piatto ciò che non riusciamo a finire e che viene sempre buttato. Insomma, il cibo ormai ha perso di gran lunga il suo valore rispetto al periodo del dopoguerra, quando di quel chilo di pane non se ne buttava nemmeno una briciola e quello secco era utile per fare il pangrattato. Westwatcher sta cercando oggigiorno di promuovere nelle scuole l'educazione alimentare per imparare l'importanza della sostenibilità e del cibo stesso e di fare soprattutto attenzione a cosa comprare, le date di scadenza e cucinare anche gli avanzi. Apertura straordinaria dell'ufficio passaporto di Genova giovedì 20 ottobre in corso Saffi a causa delle segnalazioni di molti utenti in difficoltà legate alle prenotazioni degli appuntamenti via web tramite SPID o carta di identità elettronica. Gli sportelli saranno quindi aperti dalle ore 15, dove le prime 50 persone potranno accedere senza vincoli di prenotazione per richiedere il passaporto. Adesso andiamo a Vada, che si prepara a festeggiare uno dei suoi più illustri concittadini. Sabato sera sarà infatti intitolato al compianto Dino Crocco il teatro comunale. Sarà il figlio Marcello ad accogliere gli ovadesi, offrendo per l'occasione una serata musicale d'élite. L'ha incontrato per noi Maurizio Silvestri. Eh sì ragazzi, 3 minuti qua o vada, ma soprattutto dedicati al grande Dino Crocco, e al mio fianco ho il bimbo, il figlio di Dino, ed è Marcello Crocco. Ciao Marcello. Ciao, ciao Maurizio, ciao a tutti i telespettatori di Telecity. Sabato si inaugura che cosa? Dillo tu, perché ti do a te l'onore. Allora, si inaugura l'intitolazione dell'ex teatro cinema Teatro Lux al teatro comunale Dino Crocco. Io penso che sia una cosa bellissima, ne sono orgoglioso e felice, ma soprattutto per un motivo, perché
non credo tanto al discorso allora mio padre come discorso egoistico, ma mio padre è sempre stato un anello di congiunzione per l'ovadesità, perché e soprattutto in quel teatro sono stati fatti tanti spettacoli, io ne ho ricordi infiniti, e appunto mio padre ha sempre coinvolto, non so, ad esempio Franco Resseco che veniva a dire le poesie, o mi vengono in mente il Nello, i fratelli Bolfi, i fratelli anche Bersi, dove addirittura Vittorio aveva poi avuto la farinata per tanto tempo, so che ci sono dei progetti comunque, quindi era l'ovadesità, per cui credo che leggere Dino Crocco per chi ha vissuto quei momenti possa rivedere tutte queste cose, quindi lo trovo tra virgolette giusto perché è pertinente, ecco. Ed è così perché Dino ha lasciato un'impronta ovunque nel campo della musica, soprattutto nel campo anche del gruppo, ricordando la Motoretta che ha avuto un successo. Scooter, e voglio ricordare, se potrò sabato lo dirò, voglio ricordare tutti i componenti che purtroppo nessuno è più in vita, che erano Franco Sorrenti, Mirko Mazza, Mario Bocca e Fred Ferrari, quindi anche loro sono dentro questo Dino Crocco del teatro, direi. Saranno lì a controllare e vedere che cosa succede. Praticamente mi è stato chiesto un concerto di musica classica, diciamo forse a poca attinenza con il genere che faceva mio padre, però è nella stagione, al di là dell'intitolazione, quindi farò un programma classico, ma di un ascolto godibilissimo. Poi ci sono altri due appuntamenti, uno con l'orchestra filarmonica italiana, se non vado errato, diretta da maestro Andrea O'Donnell, e poi un altro concerto riguardante Beethoven, sempre con, mi pare, un pianoforte a quattro mani o due pianoforti addirittura. E poi c'è una stagione teatrale ovviamente che inizia quest'anno per la prima volta, con anche dei nomi, ho letto, di tutto rispetto. Quindi da sabato, dopo l'intitolazione Dino Crocco, Teatro Comunale Dino Crocco, partirà questa bellissima stagione e Dino sarà, lei chiederà Duma Canduma! Sicuramente. Con voi ci vediamo i prossimi tre minuti, grazie. Il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, in stretta collaborazione con il Comune di Alessandria, organizzerà sabato 15 ottobre dalle ore 10 alle 17 in Piazza della Libertà, angolo via San Giacomo della Vittoria, di fronte al Palazzo Comunale, lo screening gratuito della vista con la presenza di un ortottista in un camper attrezzato. Nel mese di ottobre ricorre la Giornata Internazionale della Vista, un evento internazionale ideato per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute degli occhi e sulla necessità di cure oculistiche di qualità per tutti. L'80% dei casi di malattie oculari sono prevenibili e trattabili. Tra poco, per quanto riguarda lo sport, parleremo di ciclismo, potrebbe essere la Tortona una tappa del Giro d'Italia, e poi subito dopo questo TG andrà in onda diretta stadio con speciale Champions League. Grazie, arrivederci alla prossima edizione.